Covid-19, la ventilazione meccanica controllata, VCM, abbatte il rischio contagio oltre l'80%. Primo studio pilota nelle Marche, unica regione in Italia ad aver investito per contrastare la diffusione della pandemia nelle scuole. Un investimento che ha prodotto risultati sul numero delle aule dove la ventilazione è installata, è un investimento che continueremo a fare perché oggi scopriamo l'efficienza e l'importanza di vivere in ambienti salubri per le classi e le scuole, e cercheremo di farlo anche per altri ambienti. Questo è un progetto davvero significativo e importante che ha messo in rilievo come la nostra regione sia stata innovativa non solo a livello nazionale ma addirittura a livello internazionale. Questa misura va ad aggiungersi alle altre che abbiamo adottato sempre qui in modo antesignano, con l'uso degli anticorpi monoclonali, la vaccinazione dei palazzetti avviata addirittura a novembre del 2020 e non per ultimo la produzione di presidi farmaceutici anti-Covid nella nostra regione a cura dei Pfizer. Diciamo, sono stati quattro pilastri che hanno fatto sì che la pressione sugli ospedali fosse diminuita e contestualmente ha cercato di dimostrare come il servizio sanitario regionale non solo abbia retto all'urto del Covid, ma abbia dimostrato una sua particolare efficienza. Le Marche hanno voluto essere apripista nei confronti di chi proponeva banchi a rotelle, invece potevamo contenere il Covid e soprattutto potevamo contenere la didattica a distanza, che tanti danni hanno fatto all'educazione dei nostri ragazzi, anche agli aspetti psicologici dei nostri ragazzi, con la ventilazione meccanica controllata. I dati che presentiamo e abbiamo presentato in questi giorni ci confortano sulla scelta della nostra regione.